Buon pomeriggio a tutti, sono Riccardo Fiano e sono Sales Manager della Business Unit di Roma di Bartek e questo pomeriggio vi parleremo di un importante caso di successo che posso affermare che non è chilometri zero ma metri zero perché si trova isolato qui accanto, quindi stiamo parlando di poche decine di metri, neanche centinaia di metri. La cosa interessante del business case di oggi è che affronteremo la tematica di come l'open source è un fattore abilitante alla trasformazione digitale del cliente e vi racconteremo questo caso di successo attraverso il punto di vista specifico di tutti e tre gli attori che in un ecosistema pienamente nella logica open source hanno reso questo possibile, quindi le tecnologie open source Red Hat e il cliente con le sue esigenze di trasformazione digitale e due partner a supporto, Bartek per l'infrastruttura abilitante e Alchemy per l'architettura applicativa. Prima di presentarvi la presentazione che la sentirete dalle prime parole del direttore del Chief Information Officer di CI, Ivan Vicolo, brevemente vi voglio raccontare chi è Bartek e soprattutto perché siamo qui oggi a raccontarvi questa referenza. Bartek è un sistema infrastrutturale che si rivolge al mercato per soluzioni altamente innovative e servizi professionali altamente qualificati e per elevati standard di servizi e la proposizione di servizi professionali e degli standard dell'adozione delle tecnologie open source. Abbiamo un'offerta di servizi, prodotti e soluzioni per la business intelligence, per le soluzioni infrastrutturali e per le applicazioni verticali sul mercato finanziario. E appunto, come vi dicevo prima, siamo da tempi non sospetti conosciuti come fermi sostenitori dell'open source e in questo periodo in cui l'open source è di gran moda con l'acquisizione di IBM, è la riprova dell'open source, è la risposta giusta per i progetti innovativi. In Italia siamo veterani di Red Hat, siamo stati dai primi ad acquisire appunto la certificazione, dai pochi premi business partner d'Italia e dai primi ad aver acquisito la certificazione e la specializzazione cloud infrastructure. Come potete vedere dalla lista dei nostri clienti, abbiamo una forte presenza nel mercato delle telco, nel mercato finanziario e trovate una buona presenza sia nelle pubbliche amministrazioni che in realtà di alto calibro, come appunto il caso di CI che vi stiamo raccontando oggi. Passo la parola al direttore di Ivan Vicolo. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, mio nome sono Ivan Vicolo, CF Innovation and Information Officer di CI. Due parole, due numeri su chi è CI. CI è la società che in Italia si occupa di gestione, intermediazione e monetizzazione del diritto d'autore. È nata nel 1882, quindi un po' di esperienza sul mercato ce l'abbiamo. Tra i soci fondatori ci sono personaggi illustri come gli Amici, Sverdi e molti musicisti dell'epoca. I nostri associati, quindi i nostri gestiti, sono circa 88.000. Le opere che gestiamo e tuteliamo, sia dirette che indirette, ovvero delle altre nazioni europee, sono circa 60 milioni. Un altro mercato estremamente importante che andiamo a gestire e monetizzare è il mercato dell'utilizzazione online, della musica online, che lo scorso anno ha raggiunto 1.500 miliardi di utilizzazioni. Invece gli eventi che gestiamo in Italia, quindi gli eventi fisici con concerti, concertini e quant'altro, sono circa 2 milioni. Qui c'è un errore, nel senso che in realtà è un bel errore, fino a 4-5 giorni fa sia nel ranking della società di collecting era al settimo posto. Grazie ai nuovi servizi, grazie all'incremento degli incassi che siamo stati capaci di gestire, abbiamo scalato una posizione, adesso sia è sesta. È al sesto posto della società di collecting del mondo. Vi tengo ancora 5 minuti su un aspetto organizzativo di CI perché è importante per capire il progetto che vi descriveremo quest'oggi. CI non solo è dotata di servizi centralizzati, ma anche una rete territoriale. Conta poco meno di 500 physical point, quindi uffici dove i nostri
utenti si possono rivolgere. Gestisce circa 2,5 milioni, poco meno di 2,5 milioni di pratiche, di tutte le tipologie di pratiche all'anno. Gestisce anche centinaia di migliaia di attività fuori dall'ufficio, quindi mobilità. Ha come interazioni sia clienti e utenti di tipo business, che sono circa 539.000, ma anche utenti di tipo consumer, quindi le persone che hanno bisogno di fare una festa di compleanno, una sagra, sono circa 4.600.000. Per gestire tutta questa macchina noi abbiamo circa 1 miliardo di dipendenti. La Digital Transformation nel 2015 si è deciso di dotarsi, di creare un progetto, di lanciare un progetto che chiama Digital Agenda, dove sostanzialmente l'obiettivo di questo progetto era colmare il gap che si era verificato tra ciò che si offriva come servizi e ciò che invece sia gli utenti che il mercato aveva come aspettativa. L'obiettivo era quello di produrre servizi estremamente semplici, efficaci e prodotti come esattamente l'utente si aspettava. Non solo per gli utenti esterni, ma anche gli utenti interni, quindi la rappresentazione dei processi al fine di rendere tutto estremamente più efficace e andare a ridurre i costi degli stessi ed avere sempre meno disponibilità. Ultimo, ma non estremamente ultimo, l'evoluzione tecnologica. Il parto di SIA era, diciamo, non nell'ultimo grido e quindi c'era la necessità di utilizzare la tecnologia come servizio abilitante, come strumento abilitante all'evoluzione dei processi. E anche qua ci siamo spinti abbastanza oltre, non abbiamo utilizzato solo le tecnologie tradizionali, ma anche machine learning, big data e cloud. Sostanzialmente i tre punti su cui noi abbiamo costruito la nostra digital agenda era mettere il cliente al centro di tutti i processi, avere il focus sulla customer experience, producendo innovazione tecnologica. Come l'abbiamo fatto? Siamo partiti con il cambio culturale, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cambiato completamente la modalità di approcciare DCAE alla strategia, ovvero abbiamo messo il cliente al centro andando a demolire il vecchio concetto che prevedeva che al centro della strategia ci fossero i processi, le procedure operative e in sostanza la burocrazia. Come abbiamo fatto questo? Appena siamo riusciti a cambiare il nostro approccio, abbiamo rivisto, ridisegnato, riprogettato tutti i processi, quindi processi estremamente semplici, standardizzati e grande cambio, anziché verticali dove c'era un senso di ownership, ma di proprietà, come di possesso, ad processi estremamente verticali, orizzontali e condivisi con tutte le strutture di business. Poi abbiamo cambiato la comunicazione verso l'esterno, quindi come l'azienda comunicava con i suoi utenti, ma come anche il CI comunicava al proprio interno. Quindi da una comunicazione estremamente formale, vetusta, a una comunicazione estremamente smart. E solo alla fine abbiamo implementato i sistemi, cioè facendo tesoro di tutte queste trasformazioni abbiamo ridefinito un nuovo paradigma implementativo e realizzato i nuovi sistemi. Vi faccio un esempio di come abbiamo trasformato SIAE. Questo era il logo SIAE, dove SIAE era autoreferenziata al centro di un cerchio, il cerchio è stato tolto e all'interno del logo è stato messo esattamente chi tuteliamo noi, quindi le persone che creano cultura e creano valore. Bene, che cosa abbiamo realizzato? Dal 2015 abbiamo aggredito prima ciò che serviva ai nostri clienti, quindi siamo partiti da creare un nuovo sito istituzionale e soprattutto da realizzare l'esposizione dei nostri servizi in forma digitale. Ad oggi sui nostri portali e nelle nostre app sono disponibili circa il 90% del portfolio dei servizi SIA. Terminata questa fase abbiamo aggredito la cucina interna, quindi siamo andati a riprogettare e a ridefinire i sistemi di back office, di back end, quindi siamo partiti dal CRM, abbiamo realizzato un nuovo sistema che monetizza e valorizza l'1,5 miliardi di utilizzazioni online che ogni anno dobbiamo processare, utilizzando machine learning, big data per gestire questa grande quantità di dati. E abbiamo progredito in sistemi di digitalizzazione della documentazione, nuovi sistemi di ERP, arrivando ad oggi al
parte di usufruizione di acqua dei nostri servizi e far partire quello che è l'ultimo progetto, il rifacimento dello sportello online, ovvero quell'applicazione che i nostri 500 uffici utilizzano nei nostri branch office. Perché lo sportello online? Perché in questo momento? Perché per come si è evoluto il mercato e soprattutto per queste nuove grandi quantità di dati di interazione, dovevamo realizzare un sistema nuovo che facesse della resilienza, dell'affidabilità, della disponibilità, uno dei pillar, la velocità di evoluzione che questo doveva avere, quindi il mercato sta evolvendo sia a livello normativo che a livello di richiesta di mercato in modo estremamente veloce. E quindi in modo altrettanto veloce noi dovevamo avere la capacità di vendere queste soluzioni. La capacità di cambiare modelli di business in corsa. Come detto, sia gli OTT stanno cambiando l'interazione e la gestione del diritto d'autore, anche noi dovevamo avere la possibilità di cambiare questi modelli di business in tempo veloce. E alla fine la digitalizzazione. Dovevamo rendere il customer journey estremamente facile, estremamente confortevole nell'interazione dei servizi. Cosa abbiamo scelto? Sostanzialmente per l'implementazione di questo nuovo progetto abbiamo scelto come modalità di implementazione una struttura che utilizzasse i container e ricorresse ai microservizi tra di loro orchestrati e coreografati per rendere le applicazioni estremamente facili da costruire e soprattutto diffondere questo paradigma implementativo all'interno dell'ecosistema delle infrastrutture. Il passo successivo, una volta scelta la modalità, scelto il paradigma, è stato quello di scegliere quale application container utilizzare. Abbiamo fatto un discovery sul mercato e abbiamo trovato che il sistema, che è la soluzione per quel sistema, che ci consentiva di centrare tutti gli obiettivi e soprattutto avesse un landscape di funzionalità così ampio, così largo, era Red Hat Open Shift. Ultimo punto, e dopo lascio la parola a chi ha implementato questo sistema, un altro aspetto che noi riteniamo, come ho ritenuto, essere fondamentale per il successo di questo progetto era la valorizzazione delle competenze. Quindi abbiamo cercato di capire cosa non volevamo dei partner che dovevano accompagnarci. Per la prima volta, anziché partire da che cosa volevamo, siamo partiti da che cosa non volevamo. Eravamo abbastanza stufi e satolli del fatto che ci sono dei grandi player, dei grandi sistemi integrator che dicono di saper far tutto, ma alla fine quando si va nell'execution sono dei grandi, hanno grandi capacità di parlare, ma poco di fare. E quindi abbiamo cercato di invece trovare come alter ego delle persone che sapessero esattamente nella specificità di cosa fare. E quindi dove siamo caduti nella scelta? Abbiamo cercato integrator molto smart, con la capacità di innovare, di essere estremamente competenti in quello che fanno e soprattutto di avere una visione innovativa del fare. Quindi basta sentire parlare, basta vedere slide, ma vedere esempi concreti della capacità del lavoro che in Italia sappiamo fare. Adesso lascio la parola invece a Riccardo sulla procedura. Ringraziamo Igor per questa testimonianza che ci fa capire come il fattore abilitante di tutta questa trasformazione sia l'open source. Questa è la cosa importante, quindi quello che vi stiamo raccontando oggi, il senso e l'importanza di quello che vi raccontiamo oggi è come sono tre binari paralleli che portano tutti e tre al cambiamento e verso l'era del cloud. Quindi il binario del cliente che ha l'esigenza di trasformare la propria organizzazione e con coraggio intraprende un percorso di cambiamento, parte che ha permesso l'abilitazione della componente infrastrutturale e Alchemy, che poi parlerà al termine di questo intervento, che ha permesso la modernizzazione dell'architettura applicativa. Quindi questo è un aspetto importante perché l'investimento è in competenza, come Ivan ci ha raccontato, e quindi i bassi costi di software permettono di liberare fondamentali risorse per l'esecuzione di progetti altamente innovativi. Questo è il messaggio che vi vogliamo portare. Facciamo un minimo di retrospettiva.
visto che appunto il nostro punto di vista è quello di chi ha implementato la piattaforma e partner che lavora con CI da poco meno di 20 anni, no, nella legacy era, quindi alla fine degli anni 90 i data center erano così, c'erano i brand, ogni brand aveva il proprio hardware, i propri sistemi operativi, il proprio middleware, le proprie applicazioni, diciamo, correlazione fra le infrastrutture, l'ASCA, e, diciamo, è un eufemismo, l'ASCA. Noi, come vi abbiamo detto prima, già da tempi non sospetti eravamo forti sostenitori delle open source e ci siamo permessi già un anno, diciamo, 10, 11, 12 anni fa, di vendere i primi sistemi RHEL Enterprise Linux a CI per, diciamo, la messa in piedi dei primi servizi che CI cominciava a mettere online su, delle, diciamo, su dei sistemi x86 con sistema operativo Linux. Poi è intervenuta l'era della virtualizzazione che ha permesso di razionalizzare il data center e consolidarlo su architetture x86 virtualizzate e di base creare una ripartizione del carico tra sistemi Windows e sistemi Linux che oggi in CI è di circa il 50%, con una leggera predominanza di Linux rispetto a Windows, per un'infrastruttura di circa 800 core complessivamente. Cosa sta succedendo oggi? Diciamo, l'era di questa trasformazione è la necessità che ci ha raccontato Ivan di trasformare l'organizzazione, di avere la possibilità di scrivere applicazioni in modo più agile, più efficiente e che risponda in modo più rapido alle esigenze della propria utenza. Orchestrare servizi su data center magari dislocati su infrastrutture, su geolocalizzazioni differenti e appunto avere lo strumento per scrivere applicazioni più innovative e più efficaci. Ecco come appare l'infrastruttura di CI oggi. Rimane ad oggi l'infrastruttura VMware, ad oggi tutta l'infrastruttura OpenShift è stata virtualizzata sull'infrastruttura VMware al fine di consentire il minimo salto tecnologico, quindi senza nessun intervento particolarmente sconvolgente o disruptive, come direbbero gli americani, ma abbiamo, con un piccolissimo passo tecnologico, abbiamo permesso di sprigionare il potenziale possibile e creare la prima infrastruttura CI che già può sfruttare con i container tutti i benefici nell'era del cloud. Come è fatta la piattaforma? Essendo appunto un'infrastruttura virtualizzata, tutti i ruoli e, diciamo, le componenti della piattaforma OpenShift sono state virtualizzate su dei guest VMware. Abbiamo un'infrastruttura di collaudo e un'infrastruttura di produzione. Come potete vedere, i ruoli sono separati secondo la loro ripartizione e funzione logica all'interno dell'infrastruttura. Abbiamo i master node, che sono quelli che eseguono i servizi principali, tra cui l'orchestrazione dei container, l'esposizione delle API e l'autenticazione. Mentre abbiamo i nodi infrastrutturali, che tu stessi erogano i servizi fondamentali per l'infrastruttura, ma che non sono gestiti dai nodi, dai master node, e sono ad esempio la gestione e la raccolta dei log, e la parte di routing e il registry. E poi ci sono il vero cuore pulsante dell'infrastruttura, che sono i compute node, quindi il workload applicativo che gira sugli application node. Quindi tutte queste sono istanze virtuali su VMware orchestrate da OpenShift. Un ultimo aspetto di cui a livello infrastrutturale ci siamo occupati è quello di fornire a CI gli strumenti che possono permettere di raccogliere e monitorare e rappresentare in modo strutturato e sintetico le grandezze fondamentali per il business, quindi che permettono di monitorare costantemente l'efficienza dell'infrastruttura e la rispondenza dei parametri fondamentali alle esigenze dei clienti, che, come abbiamo detto, l'utenza è il primo driver per cui stiamo facendo un progetto di questo tipo. Quindi abbiamo le tre componenti che sono incluse, come abbiamo detto, nella parte infra, diciamo, di OpenShift. Abbiamo il motore, diciamo il FluentD, che fa la raccolta, quindi è sul nodo applicativo, non è sull'application node, che raccoglie, diciamo, il log dal nodo. Abbiamo Elasticsearch, che è il motore di collezionamento di questi log, e Kibana, che è il motore che permette la visualizzazione strutturata di questi dati.
Questo permette appunto di creare dei report personalizzati e tenere in modo molto personalizzato e flessibile sotto controllo tutte le grandezze fondamentali per l'esecuzione del business desiderato. L'infrastruttura vi ho raccontato bene o male tutto, lascerò la parola a Gino che vi racconterà appunto tutti i benefici a livello applicativo. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, sono Gino Di Lello di Alchemy. Mi riaggancio direttamente a quanto detto finora, sostanzialmente per indicare il doppio binario che abbiamo seguito nel corso del progetto. O meglio, capire da dove siamo partiti per cercare di identificare una strada consistente che ci potesse aiutare ad arrivare a una certa destinazione. E poi l'utilizzo delle competenze che già avevamo in casa, del know-how che già avevamo, in modo tale da non disperdere e ottimizzare al massimo, diciamo, il lavoro. Il progetto di sportello che è stato introdotto prima sostanzialmente è un progetto che nasce da un sistema attuale, un sistema datato, quindi un'applicazione Java ATP e classica, insomma quelle che se ne facevano in abbondanza circa 10 anni fa, framework applicativi abbastanza noti all'epoca, Hibernate, Strats, Sprint, ma anche attuali, componenti fortemente accoppiate tra di loro. Quindi abbiamo sostanzialmente quello che in letteratura è facile trovare descritto come sistema monolitico. E vale tante funzioni strettamente correlate, e per funzioni intendo sia funzioni di sportello, quindi funzioni operative eseguite dalla rete deprecale sul territorio nazionale, ma anche funzioni e servizi che riguardano i portali web, quindi stesso pacchetto applicativo che svolge la doppia funzionalità di applicativo di gestione delle pratiche sul territorio e di applicativo di gestione dei servizi urbani, ma ancora di più stesso pacchetto applicativo che ha sostanzialmente dentro tutti i batch di rendicontazione che girano giornalmente, settimanalmente, mensilmente e che quindi comporta veramente un overhead e un effort elevato di GA notevole. Quindi di fronte a questo scenario che cosa dovevamo fare? Dovevamo trovare un approccio che in qualche modo ci potesse aiutare alla semplificazione un po' di tutto, una semplificazione funzionale, ossia cominciare a disaccoppiare da questo monolita le singole funzionalità per poter garantire, diciamo, una certa indipendenza tra tutte. E quindi l'approccio seguito è stato quello di cominciare ad affettare questo monolita mettendo le singole funzionalità sul sistema preposto alla loro esecuzione e implementazione. Passata alla suddivisione funzionale, siamo arrivati a un disaccoppiamento dei hardware sistemi, quindi diciamo all'interno del singolo monolita abbiamo cominciato a togliere i dati e a porre i dati all'interno dei sistemi più appropriati. Alla fine le funzionalità rimaste in questo monolita sono state in qualche modo disaccoppiate. Come? Attraverso l'architettura microservizi, quindi abbiamo adottato questo partner di sviluppo che ci consentisse di sviluppare in maniera molto semplice, in maniera molto smart, dei microservizi, comunicazioni tra di essi attraverso API REST, quindi molto leggere, e in questo modo abbiamo un'architettura scalabile sia a livello funzionale sia a livello poi di parametri prestazionali e di carico. Chiaramente quello che ci ha aiutato moltissimo a raggiungere questi obiettivi e che ci ha consentito di trovare una risposta ad ogni problematica che inizia da prima è la piattaforma Red Hat OpenShift. Quindi la struttura che è stata implementata sostanzialmente com'è? Il sistema monolite è stato diviso in tanti microservizi, ogni microservizio gira all'interno di un container completamente indipendente e completamente isolato dagli altri, c'è una scalabilità a livello di singolo container che ci consente di scalare l'andamento a livello di carico al superamento di una soglia. Tutti i microservizi sono esposti all'esterno attraverso un API Gateway, che è l'unico punto di accesso al mondo microservizi di backend sostanzialmente. Queste sono le proprietà sostanzialmente importanti in questa sono le proprietà che siamo riusciti a soddisfare tramite questa architettura, quindi avere la resilienza, una velocità
di deploy rispetto a prima, che solo per partire l'applicazione impiega 10 minuti. Abbiamo l'integrazione del continuous delivery all'interno della piattaforma, che riguarda chiaramente scalabilità e disponibilità dei servizi, nonché bassissimo accoppiamento da tutti i microservizi, e le comunicazioni avvengono attraverso interfacce semplici, smart, e quindi attraverso API REST. Il secondo binario che volevo in qualche modo sottolineare è il know-how, cioè l'utilizzo delle competenze e il know-how. Il passaggio da una metodologia di sviluppo classica a una metodologia di sviluppo a microservizi, così come il passaggio da application server di quelli classici, Logic, JBoss, eccetera, a invece a container, non è stato devastante dal punto di vista del know-how e degli strumenti che abbiamo, che utilizzavamo fino ad ora. Perché? Perché siamo riusciti a utilizzare tutte le competenze che c'erano in casa, ad utilizzare il linguaggio di fermo. Ogni microservizio sostanzialmente è un applicativo Spring Boot, quindi è un applicativo che una piccola applicazione Java che utilizza una libreria altamente nota nel mondo del source. Dopodiché, all'interno del singolo container, di OpenShift, comunque sia ci sono degli elementi, degli applicativi, dei framework open source già supportati da Red Hat. Per esempio ActiveMQ per la gestione delle code. Però non sono vincolati, nel senso, siamo riusciti a integrare e utilizzare bene all'interno del mondo OpenShift anche quelli che possono essere framework oppure applicativi open source che ufficialmente non sono supportati, ma sono facilmente integrati. Mi riferisco per esempio all'ESB e Microsoft, che abbiamo sostanzialmente integrato a livello di API Gateway, in quanto è un bus già utilizzato in SIAE, per cui c'erano già competenze sia di sviluppo sia di gestione applicativa. Per cui è stato possibile prendere sostanzialmente questo ESB, integrarlo all'interno della piattaforma senza problemi ed utilizzarlo e riciclare, come dicevo, competenze e prodotti. Anche a livello di caching abbiamo utilizzato una cache applicativa che è la Apache Ignite, che è una cache applicativa open source facilmente integrabile, e non ci sta dando nessun problema all'interno della piattaforma. Allora, un'ultimissima frase, innanzitutto sperando che vi abbiamo raccontato un po' in modo completo, diciamo, le nostre tre esperienze. E una cosa importante che appunto della testimonianza che di Gino è che come tutte queste componenti open source di middleware permettono a SIAE oggi di razionalizzare molto meglio lo sviluppo delle nuove applicazioni, quindi l'utilizzo di Spring Boot, piuttosto che ActiveMQ, sono un forte fattore di razionalizzazione anche della parte di sviluppo. E ci raccontava anche Ivan Vigolo che oggi SIAE si candida a offrire servizi per questa innovazione anche agli altri detentori dei diritti d'autore a livello europeo, quindi diciamo una realtà italiana che a livello europeo a cui viene richiesto di offrire servizi. Questo tanto è l'innovatività di quello che stiamo facendo. Quindi grazie per l'attenzione, grazie a tutti.